Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del questore di Caserta Antonio Borrelli. Buonasera signor questore, come sta? Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Bene, bene, grazie. Ah, non ci vediamo da un sacco di tempo. Purtroppo il Covid ci ha tenuto lontana anche da queste E diciamo interviste. così, anche i suoi impegni continui, ecco, e non abbiamo potuto avere l'onore di festeggiarla, perché lei è stato promosso da Grazie, grazie. dirigente superiore a dirigente generale, quindi il top della carriera della Polizia di Stato, giusto così? Esatto, sì. Grado di dirigente generale e al vertice della Polizia di Stato, insomma il grado massimo per noi funzionari di polizia della Polizia di Stato. Ecco, e con lei è stata promossa Anche anche la questura è stata la promossa. Caserta, grazie a lei, e dobbiamo dire la verità, da fascia di rilevanza B è andata a fascia di rilevanza A. È stato detto di lei, è un uomo del sud che lavora per il sud, e io direi lavora con grande attenzione, ecco la verità, con Grazie, grande attenzione, lei è grande sempre cuore. troppo gentile nei miei No, confronti. no, grande attenzione, e si è visto, grande attenzione e grande cuore. Io questo l'ho notato fin dall'inizio, quando lei mi diede una risposta, sui migranti, se lo ricorda? Parlammo Certo. di migranti e c'erano le due correnti, chi diceva, accogliamoli, con affetto, diciamo, con fede, ecco, perché sono fratelli che sono sfortunati. Altri dicevano, no, no, non ne vogliamo sapere proprio, ci tolgono il lavoro, ci tolgono, la casa. Ecco. E lei mi rispose, chi non vede uno Uno sbarco sbarco non può difficilmente riesce a capire. giudicare. Ovviamente bisogna accogliere tutti, ma con rispetto delle regole. Quindi rispetto delle regole in primis, ma con uno spirito di accoglienza sicuramente. E certamente, nella sua lunga carriera, ripetiamo ai nostri telespettatori che lei è stata tantissimi anni a Napoli. Sì, sono stati quasi 25 anni a Napoli, facendo vari uffici, squadra mobile, uffici immigrazione, poi sono stato il capo di gabinetto, il vicario, poi E promozione a certo, e poi è questore, stato a Benevento prima poi di questore a venire qui. Benevento, adesso a Caserta dove diciamo così, insomma, abbiamo anche scalato le tappe della carriera. E certo, signor Questore, lei, diciamo, ha affrontato varie crisi, la crisi dei rifiuti, il clan napoletani, quelli casertani, l'emergenza sbarchi, l'abbiamo detto prima. Qual è stata la cosa che l'ha colpita, l'ha impegnata di più? Beh, indipendentemente dalle cose che impegnano, perché su tutto abbiamo messo sempre il massimo impegno e la massima dedizione. Sicuramente quello che non ci aspettavamo mai di fare in polizia è quello che è successo quest'anno. Quello che è successo quest'anno, credo che ogni poliziotto, o tanti anni fa, quando sono entrato in polizia, mai avrei immaginato di dover controllare le persone, di dover impedire alle persone di uscire di casa per tutelare la loro salute. Sicuramente questo è stato un impegno notevole per me, per tutti i collaboratori della Questura di Caserta, per tutte le forze di polizia. Però è un impegno che, diciamo come ha sempre detto il capo della polizia, fatto con rigore, ma anche fatto con tanta umanità, perché quello che ha contraddistinto l'attività nostra nel contrastare, diciamo così, nel far applicare le norme anti-Covid, è stata la grossa umanità che tutto il mio personale ha messo nel portare avanti questo tipo di attività, perché era fondamentale, perché non si combatteva con criminali, non si combatteva con persone che in quel momento stavano commettendo un grosso reato. Ma eravamo al fianco della popolazione per far comprendere che ogni atteggiamento sbagliato avrebbe potuto creare dei danni alla loro salute e a quelli dei cittadini. Quindi sicuramente l'impegno di quest'ultimo anno è qualcosa di sicuramente, soprattutto per la qualità del tipo di lavoro, Un qualcosa, nuovo nemico, un nuovo nemico, un un nuovo nuovo nemico e quindi nemico. una qualità del lavoro sicuramente diversa da tutti gli altri, ma soprattutto che non avevamo mai immaginato di dover combattere. Certo, ho fatto questa domanda sulla difficoltà che avete avuto voi a capo di istituzioni importanti a mandare avanti l'istituzione. L'ho chiesta al Presidente del Tribunale, al Procuratore Troncone, e tutti mi hanno detto sì, è stato difficile, perché soprattutto quando le due cose basiche erano la mascherina e il distanziamento sociale. E come si fa? Le difficoltà, le No, c'è stata decisioni. un'impostazione del lavoro che ha subito radicali trasformazioni, diciamo, anche noi all'interno della Polizia di Stato, soprattutto per quanto concerne il personale che lavorava negli uffici amministrativi, applicare lo smart working, diciamo così, per quanto ricevere le pratiche amministrative di porto d'armi e passaporti, cercare di
fare arrivare le persone in numero limitato, insomma, quindi tutta una serie di cose che sono andate ad incidere anche nel lavoro interno. Ovviamente garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, quindi questi ci ha visti impegnati come datore di lavoro in prima persona a tutelare la sicurezza della salute dei nostri operatori di polizia anche sui luoghi di lavoro, quindi impostazione degli ambienti di lavoro, turni di lavoro modificati per poter garantire la presenza sul territorio, ma contemporaneamente garantire la salute degli operatori di polizia. Certo, perché prima della pandemia si tendeva a dire facciamo tutti insieme, dobbiamo fare team, dobbiamo stare in gruppo, invece separati è difficile l'azione. Il governo ha nominato l'ex questore di Catania, l'ex questore di Catania, non so, ma era nativo di Catania, Guido Longo. Stato anche questore di Caserta. Questore di Caserta, noi l'abbiamo avuto qua e ha coordinato tante indagini importanti che hanno portato all'arresto di tanti latitanti importanti. Ecco, come io ricordo, Iovine Zagaria, Francesco Chiavone, detto Sandokan. Allora fu organizzato il modello Caserta per affrontare quel gruppo di fuoco. Una situazione particolare. Insomma, di setola, se lo ricordo, perché Longo arrivò come questore qui proprio nel 2008, quando ci fu quella strage dei Ganesi. Questo modello Caserta non era una cosa complicata, però ebbe grande successo, tant'è vero che l'abbiamo esportato. Il modello Caserta era la grande unione tra forze dell'ordine, magistratura, tra tutte le istituzioni presenti nel territorio, anche lo l'intelligence. Stato la settimana scorsa lei ha visto tutti, lei che ha vissuto tanti anni a Napoli, ha visto le rivolte che ci sono state, erano nate pacifiche dei negozianti, ma poi si sono avuti dei disordini mai visti e tanta violenza per le strade di Napoli. E il questore, il procuratore capo nazionale antimafia e antiterrorismo, Cafiero De Rao, che io saluto con grande affetto e stima, ha detto: sarebbe il caso di riprovare col modello Caserta per attutire un po' questa violenza. Lei che ne pensa? O è desueto? Ma non è una questione di essere desueto, insomma, diciamo così, io credo che l'importante, come abbiamo detto tante volte, se tutte le istituzioni, insomma, cercano di collaborare, quindi le istituzioni comunali, le istituzioni della prefettura e delle forze di polizia insieme alle istituzioni governative, diciamo la, più di tanto non si può fare, quindi diciamo così dobbiamo trovare un problema a questa situazione, insomma, effettivamente abbiamo commercianti, imprenditori che stanno perdendo, insomma, quello che è il fondamentale per loro, la sopravvivenza, diciamo così, insomma. Ma il fatto è anche qui. Quindi combattere una... queste situazioni significa anche comprendere queste situazioni, quindi è sicuramente una situazione. Ma loro sono bravi, trovano in difficoltà, è sempre l'effetto, l'evento improvviso, in questa epoca ci sono gli eventi improvvisi, cioè loro volevano marciare per dimostrare le loro doglianze e invece si inseriscono degli elementi disturbatori, diciamo, questo è il grosso stadio. Problema che degli imprenditori sani, dei manifestanti, perché manifestare è giusto, però purtroppo spesso e volentieri assistiamo a delle infiltrazioni da parte di piccoli gruppi che creano turbative che all'ordine stravolgono. Pubblico e quindi stravolgono tutta una situazione, quindi una giusta manifestazione spesso e volentieri degrada in turbative di ordine pubblico, ma non attribuibili alle categorie che stanno a dimostrare. Bisogna essere anche lì pronti, diciamo, a cercare di comprendere sul nascere che cosa sta succedendo per poter intervenire. Bloccare. A tutela dell'ordine pubblico. Certo, le mafie sono state lungimiranti negli ultimi anni, non so se lei ha notato, hanno sempre investito nelle cose di prima necessità, quindi l'agroalimentare, la grande distribuzione, i mercati ortofrutticoli. E insomma, in questo periodo la criminalità organizzata si è data da fare parecchio e ha impinguato parecchio le sue tasche. Ecco, si dice che questi della criminalità organizzata colpiscano, hanno di mira soprattutto le imprese legali, perché hanno la necessità di riciclare il denaro sporco. Quello, diciamo così, per il quale ci stiamo muovendo tutte le forze di polizia è quello di una intensa attività investigativa finalizzata ad individuare questo filone, cioè nel senso l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle imprese illecite, perché come tutti quanti hanno sottolineato il procuratore distrettuale, il procuratore nazionale antimafia,
la necessità di liquidità da parte delle aziende legali potrebbe far sì che le aziende illegali che hanno dei fondi da non diciamo così da reinvestire potrebbero entrare nella gestione delle imprese legali e questo creare delle turbative al mercato. Quindi diciamo così, però al momento l'attività investigativa sia nostra, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, coordinate dalle varie procure, mira ad avere un intenso sforzo per cercare di capire dove si muovono questi filoni denaro illegale. Il fatto è che molte imprese legali, molto spesso gli imprenditori hanno difficoltà ad andare avanti e quindi magari molto spesso capitano nella rete degli usurai e molto spesso dietro gli usurai ci sono i mafiosi che prelevano l'impresa, anche il cittadino molto spesso. Non c'è liquidità, non c'è denaro in giro quindi cadono nella rete. Noi lo raccomandiamo sempre di non cadere nella rete, di cercare di resistere, perché poi di resistere, di cercare, insomma, diciamo così, quando ci sono queste situazioni, anche di avvicinarsi per fare qualche denuncia, perché diciamo proprio per quanto concerne l'usura dobbiamo dire, insomma, che c'è il triste primato negativo di avere pochissime denunce. Questo diciamo così blocca un pochettino l'attività investigativa, perché l'assenza di denuncia per usura non consente alle forze di polizia di intervenire. Se uno non sa, quindi non può intervenire. E questo mi diceva il signor prefetto la scorsa volta che l'ho intervistato. Diceva: ci sono 4 denunce in un anno, non è possibile. E questo è uno dei problemi da sollecitare, perché l'assenza di denuncia blocca ogni attività investigativa. E certo, e si è saputo una cosa tristissima, che molte famiglie che sono sotto usura mandano i propri figli a lavorare dagli usurai gratis per diminuire l'onere degli interessi che loro non riescono. Questo diciamo è un episodio per il quale terribile. Abbiamo trovato riscontri investigativi, speriamo che sia il solo che si sia verificato, perché veramente è di una tragicità a livello umano, veramente, insomma, di una tragicità notevole. Quindi noi con le investigazioni abbiamo proprio identificato questo che lei ha da poco rappresentato, speriamo che sia un caso isolato. Però insomma, diciamo così, si è verificato. Certo. Signor Questore, bellissima operazione della squadra mobile di Caserta. C'è il vice questore Davide Corazzini, che è capo della mobile. Certo, che io ancora devo intervistare, poi lei ci darà il permesso, perché tutto passa per mano del signor questore. Se il questore non dice di no, il vicequestore non arriva. A lei è difficile dire di no, però. Grazie, grazie tante. Allora, bellissima operazione, dunque, su di una banda di rapinatori, 13 arresti, operazione iniziata nel 2017, si è conclusa nel 2020, dopo la rapina presso l'abitazione di un'imprenditrice, giusto? Sì, esatto. Cioè, nel senso, una bella operazione. No, diciamo che nell'ultimo periodo sono state fatte dalla squadra mobile 2 o 3 operazioni nei confronti di bande adesso di rapinatori, che forse lei, insomma, nella sua rendiconto avrà sicuramente elencato, insomma, bande di rapinatori che entravano in ville, in appartamenti, in piccoli paesi, e diciamo così, insomma, facevano razzia, questo ci ha consentito. E poi c'è un'altra bellissima operazione coordinata dalla DDA di Napoli, e avete avuto i complimenti dal Ministro dell'Interno e anche dal Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il quale ha detto, ci ha tenuto a dire, che il questore di Caserta, la questura di Caserta non si risparmia, nel senso mantiene alta sempre l'attenzione, anche con la pandemia non si distrae, continuano sulla loro strada. 9 arresti di persone che dovranno rispondere, associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, spaccio e soprattutto detenzione di armi, perché molto spesso i poliziotti arrestano, fermano, certo, uno per droga e poi vanno a casa per vedere se c'è altra droga, ci sono strumenti per fabbricare pacchetti, insomma, attenienti alla droga. E trovano piante. Era un gruppo che non solo era dedito al traffico degli stupefacenti, ma avevano nella loro disponibilità anche delle armi che sono state rinvenute nel corso delle perquisizioni, quindi attività investigativa supportata, insomma. La DDA di Napoli ha detto che ci sono la camorra traffica in armi in Africa, e dice che al porto di Napoli spesso arrivano dall'Australia armi, ma armi anche antiche, di prima seconda guerra. Tutto può arrivare tramite il porto.
Certo, questa è una bella risposta. Dunque, poi troviamo un'altra bellissima operazione, però questa in generale, insieme ad altri, a Carabinieri, al commissariato di Santa Maria Capovetere, che avete arrestato dunque ad Acerra il latitante Francesco Cirillo, detto Pasqualino Cosciafina. E questa, diciamo così, se mi consente, anche una grossa soddisfazione. Questa. Per me, per il comandante provinciale dell'arma, per la procura distrettuale, perché il famoso omicidio Novello, purtroppo parliamo di famoso omicidio perché è legato al periodo delle stragi del 2008, di Setola, sì. Quindi Domenico Novello che fu ammazzato nel 2008, che era un imprenditore che si era liberato alle estorsioni, fu ammazzato dal gruppo di fuoco di Setola, di cui faceva parte anche Francesco Cirillo. Francesco Cirillo che il 20 novembre era stato condannato a 30 anni di reclusione ed era latitante e si era reso irreperibile all'esecuzione del provvedimento. Ovviamente da quel momento le dico la verità, insomma, non potevamo consentire che questa persona riuscisse a sfuggire alle maglie della giustizia, quindi c'è stato uno sforzo sinergico da parte nostra dell'Arma dei Carabinieri, che abbiamo lavorato in perfetta sinergia, coordinati dalla procura distrettuale, e diciamo così, proprio 2 giorni fa siamo riusciti a catturarlo ad Acerra. E questo è stato, diciamo così, ci tengo a dirle, insomma, dopo la cattura, una delle prime telefonate che ho fatto è stata quella al figlio di Domenico Novello, Massimiliano Novello, a cui ho comunicato subito che era stato arrestato l'ultimo killer che aveva ammazzato il padre, e questo, diciamo così, il padre medaglia d'oro, certo, color civile. E questo ha dato soddisfazione, diciamo così, come ha risposto giustamente Massimiliano, adesso potrà riposare in pace il mio papà. Vero, questo non mi darà mio padre, però diciamo se c'è quella soddisfazione per vedere giustizia nei confronti di tutti coloro che avevano ammazzato il papà, che si era liberato. Giustizia è stata fatta. Quindi questo era anche un monito bellissimo per tutti gli imprenditori, di non sottostare alle minacce estorsive, ma di continuare a denunciare, perché la giustizia, diciamo così, non si ferma, ma continuamente avanti. Quindi anche colui che nell'ultimo periodo era diventato un nuovo latitante dei casalesi, anche lui è stato preso. Quindi possiamo non era sopportabile un affronto simile. Che c'era ancora un latitante dei casalesi. Quindi al momento, per quanto concerne anche questa volta il gruppo dei casalesi, non c'è nessun latitante, e quindi le attività nei confronti dei gruppi criminali che operano nel territorio casertano continuano in maniera incessante. Quindi bravi, siete stati tutti bravi. Veramente una soddisfazione per noi, per i colleghi dell'Arma, insomma, che ci ha dato sprona a fare sempre di più. E certo, è certo. Perché sono stati due mesi intensi di lavoro che i ragazzi hanno lavorato tutti senza soluzione di continuità, e ha portato a questo arresto che è stato, insomma, dato soddisfazione a un tutti. Un atto di giustizia. Un atto di giustizia che dovevamo fare. Diceva l'imprenditore Noviello, io voglio guardare allo specchio senza vergognarmi. E questo dovremmo farlo tutti. Controllo straordinario anche interforze contro lo smaltimento di rifiuti industriali, artigianali, commerciali, prefettura di Napoli e Caserta, questura di Napoli e Caserta, bellissima operazione tra Napoli e Caserta. Se lei ha visto continuano con ritmo settimanale, tutta una serie di operazioni nei confronti degli smaltimenti illegali, proprio per combattere i cosiddetti fenomeni illegali della terra dei fuochi. Che ancora continuano, però stiamo facendo una bella battaglia interforze, quindi qua con il coordinamento del commissario per la terra dei fuochi, in maniera settimanale, oltre all'attività giornaliera che viene fatto, settimanalmente c'è una grossa operazione che viene fatta da Polizia, Carabinieri del NOE, Polizia Municipale, tutti quanti insieme, per cercare di arginare sempre più questo fenomeno degli smaltimenti illegali, che poi sono alla base che avvelenano il terreno, avvelenano le acque, perché tanti ancora imprenditori, per risparmiare, non lo so, sotterrano materiale di risulta delle industrie. Perché un imprenditore che deve smaltire, insomma, del materiale, anche della semplice ristrutturazione, non pagare, insomma, uno smaltimento legale sicuramente gli permette di guadagnare dei soldi, ma in maniera illegale. Ma come si fa dopo quello che abbiamo sopportato ad infangare, a mortificare questa terra? Io non lo so, siamo stati così bacchettati, ma fortemente ancora si tende a mettere sotto terra materiale che insomma inquina. Orrore a Maddaloni, e anche questa è una bella
della operazione della squadra mobile, avete salvato una ragazza di 22 certo. anni che diciamo con ritardo intellettivo, cognitivo, insomma un po' disabile, è stata segregata per 3 giorni, maltrattata, bastonata, violentata, privata del cellulare, e l'avete trovata. Purtroppo questa è stata una bruttissima storia, perché diciamo il papà di questa ragazza andò a denunciare al commissariato che la figlia, che aveva problemi cognitivi, da alcuni giorni mancava da casa. Dopodiché la figlia era tornata accompagnata da una persona, ma da quel momento tutta l'attività investigativa, supportata con intercettazioni anche ambientali, delle riprese fotografiche, documentazione e tutta, analisi di vedo lui, ci ha consentito di capire che purtroppo questa ragazza non è che si era allontanata volontariamente da casa, ma era stata sequestrata da queste due persone più la compagna di una cosa. Quindi la cosa tragica è che c'era anche una donna che diciamo così era dalla parte di questi due, che potremmo definire orchi, perché sicuramente una situazione non piacevole, che l'avevano violentata per più giorni, sottoposta anche a sevizie, dopodiché la riaccompagnarono a casa dicendo che l'avevano trovata per strada. Quindi questo insomma va detto che anche la tempestività della procura nel seguirci in queste attività investigative ha consentito in tempi brevi di assicurare la giustizia a queste persone, che speriamo che rimangano più tempo brava possibile. Maria Antonietta Troncone pure sì, la è molto brava e sensibile, e anche io la se purtroppo devo dire che proprio in questo periodo di Covid l'attività investigativa per quanto concerne la violenza di genere si è intensificata, perché molti sono stati i casi nel corso dell'ultimo anno. Anche altri episodi siamo dovuti intervenire con arresti di persone che avevano diciamo abusato di qualcuno, insomma. Quindi anche questo fatto della violenza di genere, la violenza di genere forse è stato l'unico reato che in questo ultimo anno ha subito un aumento notevole, però forse dovuto anche alla convivenza, alla convivenza necessaria, ma quindi insomma. Perché diciamo la verità, marito e moglie oggi lavorano, si incontrano la sera. Trascorrere invece chiusi dentro 24 ore su 24 uno non è più abituato. Ovviamente ci siamo di fronte a situazioni che erano già particolari in un certo momento, e ancora una volta ne approfitto per dire sempre a tutte le persone di rivolgersi con fiducia alle forze polizie. Abbiamo un gruppo di persone specializzate all'interno della squadra mobile, composto da un funzionario donna che una la dirige, con una stanza che è stata creata anche nei vari commissariati, ma veramente abbiamo un gruppo di persone che si sono dedicate a questo tipo di attività investigative, con la Procura della Repubblica che è molto attenta sull'argomento, quindi tempestivamente ci delega l'attività da portare a termine, e quindi queste cose vengono seguite veramente con tanta tanta attenzione. Quindi invitiamo ancora una volta tutte le donne, tutte le persone che subiscono delle violenze, di rivolgersi immediatamente alle forze di polizia, carabinieri, veramente insomma diciamo così, perché trovano la denuncia è la prima cosa, perché se loro non sanno come fanno a intervenire. È necessario per poterci muovere, per poter insomma lavorare in questo ambito, insomma, che diciamo, insomma, ci crea delle difficoltà. E certo, è che la Polizia di Stato, soprattutto quella di Caserta, noi parliamo di questa di Caserta, non dimentica, lo sappiamo anche dal fatto che avete scoperto niente meno un omicidio del 1996, facendo più o meno rapido conto, sono 25 anni più o meno, e loro hanno ricordato questo fatto, lo hanno tenuto sempre presente, e avete trovato con le nuove tecnologie, ecco, siete riusciti a scoprire 4 persone identificate tramite DNA sui dei campioni biologici sulle effetti personali. Come avete fatto? Diciamo così, le tecniche investigative di 26 anni fa non consentivano di fare questo tipo di accertamento, quindi avete tenuto sempre presente. Sì, i reperti c'erano, diciamo così, c'era stato qualche spunto da parte dei collaboratori di giustizia, ma le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da solo non ci permettono di portare diciamo così un elemento di prova determinante. Quindi le dichiarazioni di alcuni collaboratori, supportate a questo punto da un riscontro obiettivo che è stato quello dell'esame del DNA su alcuni reperti che erano stati individuati sul luogo del delitto, e quindi questo ci ha portato alla tecnologia ha fatto passi da gigante. Certo, insomma, diciamo così, perché spesso e volentieri ci possono essere anche le dichiarazioni dei collaboratori, ma da solo una dichiarazione non può portare ad una condanna di una persona, all'esecuzione di un provvedimento nei confronti di una persona. Quindi è necessario sempre fare tutta una serie di riscontri. In questo caso avevamo anche un riscontro obiettivo, che è stato quello dell'esame del DNA.
insomma, anche ma ora... come bravo a no. rispondere, ma se non facevano dirigente generale a lui, ma a chi facevano? No, lei che è troppo buona con me. Non esiste, vabbè, no, io dico quello che c'è qui a Caserta. Allora, beh, poi ho diretto anche un po' con la scientifica per 8 anni, quindi l'esame del DNA. Hanno venuto la scientifica per 8 anni, cosa quindi, di poco? Quindi diciamo così, ho diretto la scientifica quando non esisteva ancora l'esame del DNA e poi dopo è nato l'esame del DNA durante vedi la che mia... me ne sono accorta quindi, subito quindi però. Diciamo qualche cosa l'ho masticato però io me ne sono accorta subito, il complimento quindi è giusto, non è, insomma, è fondato. Allora, nella prima fase della pandemia ci sono state molte rivolte nelle carceri, perché il governo, la prima cosa che ha fatto, si è preoccupata delle carceri, perché le carceri sono affollatissime, sia quella di Santa Maria sia quella di Napoli, ecco, e hanno la prima cosa, per non far sviluppare questo virus, sarebbe stato un'ecatombe, che cosa hanno fatto? Hanno bloccato i dialoghi tra i detenuti e i parenti. Apri di cielo, ci sono delle rivolte a non finire, ci sono state anche dei morti, delle suppellettili che sono volate, quindi si è dovuto spendere del denaro per riformarle e tutto. E quindi, insomma, c'è stato un pathos. Certe volte ci sono state pure delle rivolte nei carceri in contemporanea, nella stessa giornata. E poi un'altra cosa, hanno mandato ai domiciliari dei boss che avevano delle malattie pregresse e per cui ci si è preoccupati. Le hanno mandati ai domiciliari. Io mi auguro che, insomma, noi non sappiamo questa pandemia quanto durerà. Speriamo, ci auguriamo a breve. E terminerà finisca. Più presto. Finisca, però insomma è stato diciamo una cosa, secondo me, così è stata giudicata negativa, mandare questi boss ai domiciliari per il semplice fatto che questi hanno potuto riallacciare magari antiche amicizie. Lei come ha vissuto questa cosa? Ma diciamo come l'abbiamo vissuto, sicuramente dove l'uscita di qualche boss particolare insomma meritava attenzione. E diciamo parecchie. Questo abbiamo seguito con attenzione l'evolversi di queste situazioni, perché poi diciamo così, in ogni caso la tutela della salute non va mai dimenticata anche nei confronti delle persone detenute. C'era da applicare delle norme previste dalla nostra legislazione. Ma sono rientrati tutti? Alcuni sono rientrati perché diciamo c'è stata una rivisitazione della norma e alcuni sono rientrati. Per gli altri sicuramente dove c'è da sviluppare un'attività investigativa nei confronti di queste persone è partita sicuramente, diciamo va attenzionata, ma diciamo così sicuramente la tutela della salute non va mai dimenticata anche nei confronti di chi è detenuto. Questo è qualcosa che dobbiamo non capiti sempre più a mente. Comunque. Quindi poi ciò ci che si augura, perché fate tanta fatica a metterli dentro, a trovarli, a ricercarli, a trovare tutte le strade e poi dopo, insomma, secondo me è stato diciamo una cosa negativa. Dunque, siamo in pandemia, soffriamo tutti, soffriamo i giovani, soffriamo gli anziani, è inutile che guarda me. Gli anziani, diversamente i giovani. Bravo. Gli anziani, insomma, ma soprattutto i giovani, perché sono privati della scuola, forse gli sfaticati, cioè quelli che non vogliono tanto, dice vabbè, meglio così la scuola, però a lungo andare si ha bisogno della scuola, si ha bisogno del contatto sociale, di quello che il Papa chiama la fraternità sociale. Ecco, e quindi i giovani soffrono, allora sono costretti a stare più a casa. Teniamo conto che i ragazzi, i giovani, escono verso le 10:30, le 11 di sera, adesso, quelli che sono seguiti. Adesso alle 22 non si può uscire più. In fase antica i ragazzi escono a quell'ora e si ritirano quando hanno una famiglia alle spalle, seminarium rei pubblici, la prima cellula alle spalle, quelli là che non ce l'hanno si ritirano il giorno dopo. Immaginare la sofferenza di questi ragazzi a stare costretti, allora si dedicano e comprano videogame. Dice che i videogame sono proprio diciamo quelli più venduti, perché? Perché permettono di provare delle emozioni forti, ecco, restando al sicuro a casa, ma mica tanto sicuri, no, diciamo, soprattutto i giovani, proprio, i giovanissimi. Proprio in relazione a queste cose, da parte della Polizia di Stato c'è un'intensa campagna informativa diretta sia ai giovani ma anche alle famiglie per un uso diciamo così intelligente, razionale. Voi avete sempre combattuto questo fatto con la Polizia Postale, con la Polizia Postale. Il cyberbullismo, ve lo ricordate? Se lo ricorda quel bellissimo convegno nella sala Aumagna? No, ma diciamo
le ripeto, in questo periodo anche un'intensa campagna informativa che stiamo facendo, insomma, su tutti, anche sugli strumenti social, diretta proprio ai giovani, per far capire, insomma, l'utilizzo razionale di questi strumenti, perché possono portare ad una degenerazione, come purtroppo abbiamo visto in alcuni casi che sono verificati. State attenti ai genitori, lo dico ai genitori, di stare attenti, di seguire i ragazzi, di dialogare di più, perché questi ragazzi sono chiusi in casa e seguono delle piattaforme un po' strane. C'è una piattaforma, io vi informo, ma l'avrete letto su tutti i giornali, si chiama TikTok, mi pare. Certo. E questo è, sì, sì, mettono in onda dei filmati semplici, canzoni, di tutto di più, però mandano anche in onda delle sfide, e delle sfide pericolose, cioè, per esempio, perché poi vengono messe in rete, e quindi i ragazzi che seguono queste sfide si sentono importantissimi. E allora che cosa fanno? Ci sono sfide pazzesche, mettere la candeggina negli occhi, oppure stringersi una cintura al collo. Così è morta una bimba di 10 anni. 10 anni l'hanno trovata strozzata perché voleva aderire a questa sfida. Un altro bimbo di 9 anni l'altro giorno a Bari, la stessa fine, non si può. Il garante della privacy finalmente ha messo mano. Però e diciamo chiuso. Così, è l'attenzione della famiglia che in questo caso è fondamentale. Ecco, diciamo, dica lei ai genitori. No, le ripeto, insomma, è la famiglia che deve essere vicina, insomma, ai ragazzi che in questo periodo stanno vivendo veramente un periodo particolare, un periodo che non avrebbero mai immaginato di vivere, insomma, perché, come giustamente lei ha detto prima, per molti giovanissimi, insomma, 17, 18 anni, insomma, che alle 22 si usciva e ci si incontrava per strada, ma anche adesso, non solo fino alle 22, ma anche nei momenti precedenti, insomma, gli assembramenti sono vietati, quindi questa grossa costrizione per i ragazzi li porta a ricorrere, insomma, sempre, insomma, attraverso gli strumenti informatici. Però dobbiamo cercare di fare in modo che ci sia un uso razionale, un uso intelligente, la vicinanza della famiglia, cercare di comprendere, soprattutto quando sono piccolini, meno di 13 anni, come si può permettere a questi bambini che sono ancora in formazione? È la famiglia. La famiglia è il primo è la strumento cosa a cui noi rivolgiamo l'appello, e poi, insomma, diciamo così, una piccola parte cerchiamo di farla tutti quanti con questa campagna di sensibilizzazione. Dialogate con i vostri figli, anche il Papa lo dice, i ragazzi che a sera vi ritrovate, di spegnere il telefonino, perché ognuno a tavola si mangia, ma anticamente si bisticciava pure. Perché adesso si guarda adesso il telefonino. Non si bisticciano neanche più. Se si dividono, ognuno va per conto suo, i ragazzini stanno col telefonino. E non, insomma, un bambino di 9 anni, ma come si fa? Una mamma che entra nella stanza e trova un bambino con la cintura... Vero è che siamo abituati a tutti e dobbiamo imparare a scandalizzarci. Ci siamo abituati alla corruzione, ci siamo abituati alle cose... Ma bisogna cose sempre indignarsi di fronte a certe cose. Indignarsi. Bisogna sempre reagire. E certo, dunque, la bimba l'abbiamo detta, ecco, io ho preso degli appunti, le truffe agli anziani, ancora una volta non guardi me, le truffe agli anziani, che cosa succede? Ce n'è uno, mi pare, che circola ad Aversa, che è impiegato dell'ENI, non lo so. No, ma purtroppo, diciamo così, sollecita. È una cosa che si è verificata e si sta continuando a verificare, quindi... Ci rivolgiamo, insomma, soprattutto alle persone anziane, di stare sempre attenti a queste persone che si presentano in casa dicendo: siamo un avvocato, vostro figlio è in difficoltà, oppure vostro figlio ha ordinato un pacco, bisogna pagarlo. Cioè, quando succedono queste cose, diciamo a tutti gli anziani di telefonare immediatamente, se non riescono a reperire il numero di telefono dei familiari, altre cose, 113, 112, una telefonata immediata, perché noi arriviamo sul posto e cerchiamo di darvi sia un sostegno morale, ma soprattutto farvi capire che la situazione non è quella rappresentata da queste persone, che spesso e volentieri dicono che c'è un parente in fin di vita, un parente che ha fatto un incidente e quindi ha bisogno di una somma di denaro, perché altrimenti viene arrestato. Tra le altre cose, molte volte viene detto: ha fatto un incidente stradale, per non essere arrestato ha bisogno di una somma di denaro, io sono l'avvocato. Non è vero, non esiste, non bisogna mai versare denaro a nessuna persona, perché difficilmente... Non, credo che non esista nessun caso in cui si presenta qualcuno alla porta e che legittimamente vi può fare una richiesta di denaro. Quindi chiunque vi bussa alla porta e chiede denaro, rifiutatevi, non aprite e chiamate subito 113 e 112.
mai dare denaro a persone che si qualificano come dipendenti di una società elettrica, società del gas, oppure che sia un avvocato. Non date mai nulla, anzi non aprite la porta e telefonate subito alle forze di polizia. Questo è fondamentale per tutti. Non aprire, l'unica cosa è non aprire a nessuno. Non vi preoccupate, se fate una telefonata in più e in quel caso avete timore di chiamare il 113 che dice forse disturbiamo, creiamo, non vi preoccupate, anche se dopo verifichiamo che era un falso allarme, meglio che la polizia interviene sul falso allarme che poi se interviene dopo per qualche cosa che si è verificato, perché noi spesse volte le persone anziane hanno anche timore di telefonare al 113, al 112 per paura di fare una brutta figura. Sì. No, meglio una telefonata in più, non si fa mai brutta figura quando c'è un intervento delle forze dell'ordine. Bravo, sì sì, è così. Dunque, il 13 dicembre scorso è stata celebrata a Caserta la giornata per le vittime del dovere, è stata celebrata una messa nel Duomo, come voleva il Monsignor Faria, è stato ricordato Monsignor Dalise, che io, guardi, avevo nel cuore, per me era un fratello, in quattro giorni l'abbiamo perso. È stata una perdita, quel sorriso era. Oggi abbiamo un altro vescovo, Pietro Lagnese, che noi abbiamo salutato con grande affetto, però è rimasto nel cuore quella persona. È rimasto persona. Nel cuore di tutti, perché quel era una sorriso. Persona veramente, diciamo così, che si lasciava voler bene. Sì. Quindi non era il vescovo visto come, diciamo così, quella persona lontana, insomma, è una persona veramente molto vicina che ci ha lasciato l'amaro in bocca a un tutti quanti. Un vescovo di prossimità, sì. Direbbe la polizia. Ha lasciato veramente l'amaro in bocca, la sua scomparsa improvvisa legata a questo male. Vero. Che ci ha portato via tante persone. Tante persone, anche nella Polizia di Stato, anche nella Polizia sono, di Stato. Sono morti diciamo degli agenti a Caserta. A Caserta c'era quella signora, quella donna. Ci sono state della... due vittime, la collega che era in servizio al centro operativo e l'altro collega che era invece in servizio al magazzino Vega di Aversa della Polizia di Stato. Quindi la sala operativa è importante perché la voce che era ti voce rimane nell'orecchio, dire sala operativa significa professionalità, significa alta tecnologia. Certo, là. certo. È importante. È la voce guida di tutte le volanti. Eh sì, è bello, rimane la voce. Dunque, questo evento, l'abbiamo detto, e la cosa particolare, se lo vuol dire lei, è che tutti i parenti delle vittime hanno indossato la divisa dei polizia, hanno mandato, portato sull'altare il tricolore. È stata una bellissima, diciamo così, manifestazione. Perché, è in atto attualmente alla scuola di polizia di Caserta un corso per allievi agenti riservato ai familiari di vittime del dovere, quindi un corso a cui prendono parte 9 persone che sono familiari di vittime del dovere e che quindi hanno partecipato a questa messa in ricordo delle vittime del dovere. Tra le tante, insomma, che c'erano, insomma, c'era anche la moglie dell'ultimo poliziotto deceduto a Napoli che ha indossato la divisa e che ovviamente in un corso di un'intervista le ha detto che la indossa con orgoglio perché vuole continuare a portare avanti quella divisa, quegli ideali per i quali il marito ha perso la vita. Ha perso la vita, come si dice, insomma è importante perché chi dà la vita per gli altri rimane sempre, sì, questo è sicuro. E a proposito di vittime, ieri 27 gennaio è stata la giornata internazionale della memoria per ricordare la liberazione il 27 gennaio 1945 da parte dell'Armata Rossa del campo di sterminio di Auschwitz. Questo noi lo dobbiamo ricordare e rappresentarlo ai nostri figli, a che non accada più, perché migliaia e migliaia sono morti in questi campi di sterminio e ancora oggi è latente, però si sta affermando sempre più il razzismo, il ricordo non deve essere un'esercitazione sterile, ma il ricordo come monito, perché questo nel futuro, anche nell'immediato, non succede mai più. Quindi un ricordo che deve essere un ricordo come elemento di sprono per tutti quanti noi, perché nel futuro non si verificano mai più queste cose. La Polizia di Stato ha intervistato, ha visto quel centenario, Michelangelo Onidi. Un poliziotto che ha compiuto 100 anni, che era uno di quelli deportati nei campi di sterminio.
Un bellissimo discorso anche quello di Liliana Segre, che è superstite dell'Olocausto, e dice: io non sono stata liberata in quel momento là, il 27 gennaio del 45, perché io avevo 13 anni e ha raccontato che era in quelli che facevano la marcia della morte, cioè la marcia della morte, perché i piedi gelati, senza scarpe, un dolore immenso, e se poco poco uno tentennava ad andare avanti per il forte dolore, veniva ammazzato subito. E ha portato l'esempio di una bimba, che, della quale lei non ricordava l'età, e che aveva disegnato una farfalla gialla sopra, che volava sopra il filo spinato. Dice: anche noi dobbiamo essere tutte farfalle gialle, che superiamo le difficoltà. A noi ci sembra, certo, la pandemia è una difficoltà non da poco, però anche questa, insomma, qualche cosa che ha segnato una cosa veramente di più. Allora, signor Questore, io la ringrazio per avermi concesso l'intervista. Ringrazio lei per la sua ospitalità, e ringrazio gli spettatori che ci hanno ascoltato. Sono sempre grata dell'onore che ci dà, di questo sorriso che ci dà, che, ecco, vede la farfalla sui cosi, sul filo spinato, ma anche un sorriso fa tantissimo. Un sorriso apre tutte le porte. Questa porta qui è sempre aperta. Grazie per lei. Allora, una buona serata a tutti e grazie a lei. Grazie di tutto e grazie dell'onore, e ci vediamo presto. Grazie. Buona serata anche a voi.